Dalla felicità alla frustrazione, botti, sorpassi, tante gare e tanti punti in palio. Tutto questo è riassumibile in tre parole: We Race Sprint Game. La Sprint Game è un format incredibile organizzato da We Race, dove i team si sfidano in 6 gare da 10, 15 e 20 minuti, dove esiste una sola regola: fare più punti possibili. Ma attenzione, perché più dura la gara e più punti ci sono in ballo, e 1-0 potrebbe vanificare tutto. Esiste anche un'altra particolarità, ovvero che rispetto alla gara precedente la griglia viene invertita, per cui ci aspetteranno anche rimonte disperate nel tentativo di recuperare punti, perché alla fine la squadra con più punti è la vincitrice. Anche questa volta correrò insieme ai ragazzi di 5 Liters, che sono ormai diventati parte di questo canale. Facci vedere. Minchia. Sponsorizzato ufficiale. Ma per quanti l'hai fatta questa cosa? 6. 5 ora, perché 5. Una ce l'ho io, se permetti. Ecco perché c'è buio, perché non ancora si adattano gli occhiali. Gli occhiali. No, ho sbagliato qua, però. Qua è bruco. Subito dopo abbiamo fatto un giro a piedi della pista, il Big Kart di Rozzano. Che sta succedendo? Perché sei... perché stai... perché favoreggiando un cordolo? Deve mettere le ruote del kart. Stai favoreggiando un cordolo, lo se sai. Tu entri qua, metti le due, vai. Aspetta, aspetta, vai, vai, vai. Vai su YouTube, per cui fai, vai. Vai, vai. Dario! Non devi mai trovarti di là su quel cordolo lì con le ruote. Ti hanno cannonato. Cos'è? Cioè, è tuo? È mio? Quando ti hanno cannonato? Ancora, c'è ancora il ricordo della barriera lì. Guarda che smonca lì la barriera. Guardala, guardala come è spaccata. E dopo avervi dato prova che siamo persone serie, siamo andati in qualifica. Mezz'ora totale, 10 minuti a testa per provare a fare il miglior tempo. Io sono entrato per primo e sono subito riuscito a firmare il giro più veloce. Poi è entrato Stecca e infine Gian. Vai, vai Gian. Vai. Però i ragazzi, con l'aumentare delle temperature, non sono riusciti a migliorare e siamo scivolati in terza posizione. Non male però, dai, abbiamo ancora tante gare davanti a noi. La prima gara è la corsa Stecca, gara che inizialmente è stata annullata perché i GPS avevano avuto dei problemi nel registrare i risultati, ma che poi è stata recuperata alla fine dell'evento. Quindi ora ci sono io, partirò terzo proprio perché la prima gara è stata sospesa. Ho 15 minuti, configurazione reverse. Non sono molto forte in questo layout di pista, ma devo dare il massimo. Ho una grande occasione e non devo sprecarla. Saremo full attack, sin, dal primo giro. Ed eccoci qua allora, quando quella bandiera verrà sventolata, saremo pronti a dare tutto quello che abbiamo per giocarci questa grande possibilità. Dobbiamo vedere quanti rischi possiamo prenderci in partenza, quanto bene riusciamo a reagire. Via 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 via, siamo partiti, ho avuto uno spunto enorme. In mezzo non c'è spazio per passare, mi butto in interno, provo l'impossibile a staccare tardissimo, verrò sicuramente stretto. Vediamo se riusciamo a chiudere il sorpasso e prenderci questa seconda posizione. Devo lasciargli lo spazio perché lui è ancora lì in interno, che mi spinge in esterno, prova a farmi andare largo, ma adesso il diritto di traiettoria è mio e riesco solo ora a chiudere il sorpasso. L'importante sarà non farsi ripassare. Ora non sembra volersi buttare in interno, allora io sto con la mia traiettoria. Allora adesso l'obiettivo è uno solo, e l'obiettivo è proprio questo qui, qui davanti a me. Lo vedete benissimo anche voi, lo vedevo benissimo anche io durante la gara. Non dobbiamo avere fretta, so di avere tempo, so probabilmente di averne anche qualcosa in più. Vedete quanto esce faticando da quest'ultima curva. Non voglio prendermi rischi, non voglio passarlo qui. Provo semplicemente a mettergli pressione. Vediamo se sbaglia, vediamo se va largo. Provo comunque a cercare di infilare il muso. Lui tiene giù, e allora vediamo se riusciamo ad andare di incrocio. Lui copre inizialmente, vediamo se riusciamo a metterci in interno. Devo lasciargli spazio qui, nonostante l'esterno è riuscito a tenere la posizione, ma è uscito male. Siamo praticamente appaiati. Prendo tutta la scia e vedo se riesco a affondare una staccata qui. La distanza è giusta, dobbiamo solo crederci in questo sorpasso. Provo a affondare la staccata, lo tengo. Boom, siamo ufficialmente primi. Ora dobbiamo prendere e scappare. Sarà veramente fondamentale prendere un buon ritmo adesso.
Avevo poco meno di 12 minuti davanti a me. Ero lì, davanti a tutti, sapevo di averne tanto e non avrei mai lasciato andare quella prima posizione. Da quel momento in poi sono diventato un computer, un tutt'uno con il kart. Non una staccata fuori posto, non una sbavatura. Ogni giro era sempre più al limite del precedente. Il pilota subito dietro di me era veloce, ma comunque riuscivo a tenermi sempre una o due curve di vantaggio. E persino i doppiati non sono stati un grosso problema. Per mio padre che guardava la gara sono stati 15 minuti interminabili. Io invece ero sereno, sapevo esattamente cosa dovevo fare. Tenevo sul palmo della mano tanti anni di sogni e speranze, ma comunque non mi dimenticherò mai di quel bambino che a 5 anni disse che voleva fare il pilota. Oggi non ho vinto un campionato del mondo, ma se questa emozione si chiama vincere, non penso di volermi fermare qui. Ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Nessuno ce lo cagare! Bravo! Insomma, dopo gare intere in cui tutto sembrava contro di noi, finalmente le cose stavano girando per il verso giusto. Questa vittoria è servita anche a darci una carica enorme per affrontare le gare successive. Essendoci in inversione della griglia, in gara 3 siamo partiti ultimi, ma comunque siamo riusciti a rimontare in soli 20 minuti dalla 21esima fino alla 5ª posizione. In gara 4 riusciamo a conquistare il secondo podio di giornata, risultato che ci permette di prendere la seconda posizione nella classifica dei team. Arriviamo quindi alle ultime due gare. Se vogliamo tenerci questa seconda posizione in classifica, dobbiamo fare più punti possibili. E non saranno ammessi errori. E allora ci siamo, sono pronto per la mia seconda gara. Devo fare bene, ma sarà complicato partendo 20esimo. Ma in ogni caso qui ogni punto sarà fondamentale. 15 minuti nonché 21 giri per provare a prendere più posizioni possibili. Via 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 via, siamo partiti ora. Adesso l'importante sarà sopravvivere a questo primo giro, che è sempre quello più rischioso partendo dietro. Cerchiamo di non incastrarci in qualche sandwich pericoloso. Li vedo abbastanza in bagarre lì davanti. Attenzione, questo chiude, cosa fa? Non mi ha visto! Mamma che rischio ragazzi, se cominciamo così però è dura . Ne avevo uno sulla sinistra e uno sulla destra e poi io non è che posso scomparire . Vabbè, non pensiamoci, cerchiamo di costruirci questa gara. Vediamo come riusciamo a uscire. Oh, da questa curva si sono letteralmente cannonati in 26. Cosa sta succedendo? Aiuto ragazzi, è il primo giro, calma calma, c'è ancora tutta una gara da vivere. Sto cominciando a guadagnare le prime posizioni, ma è importante non perdere tempo e rimanere ancorati al gruppetto di testa. Vediamo se da queste battaglie riusciamo a trarre qualche vantaggio, riusciamo a prendere qualche posizione in più. Vediamo se riesco a buttarmi qui, ma in tre al ferro di cavallo non si passa. È passato un giro, ho guadagnato un altro paio di posizioni, ma mi sono accorto di una cosa che mi sta mettendo davvero tanto in difficoltà. Guardate l'uscita, io e il kart di sinistra usciamo praticamente appaiati, ma guardate, lui piano piano il rettilineo guadagna, guadagna, guadagna fino a prendere un po' di distacco. So di averne di più, ma in queste condizioni è tanto, tanto difficile. Ma non importa, vediamo se riusciamo a attaccarlo in staccata. Sì, guardate quanto prende in uscita. Allora dobbiamo andare d'astuzia, d'ingegno, proviamo un incrocio, vedo di allargarmi, ma lui mi chiude. Ma c'è uno spiraglio per passare, vediamo se riusciamo a buttarci dentro. Niente, allora proviamo a stargli dietro, vediamo dove possiamo attaccarlo, dove lui è più debole, e appena c'è una porta aperta io mi butto dentro. Ci stiamo intanto avvicinando ad un gruppo molto molto grande di kart davanti a noi. Vediamo, potrebbe essere una buona occasione per passare qualcuno. Vediamo qui se riusciamo ad andare di incrocio. Ok, mamma mia, siamo in tre. In tre appaiati, però non abbiamo abbastanza velocità per chiudere il sorpasso. Tengo giù, provo a chiudere, ce l'abbiamo fatta. Posizione guadagnata. Ora andando su verso il ferro di cavallo, vediamo se riusciamo a prendere altre due posizioni. Qui devo sfruttare anche tanto l'interno per lasciare lo spazio, ma comunque una posizione l'abbiamo presa. Anche questo pilota va largo, riusciamo a approfittarne e guadagnare un'altra posizione. Arriviamo allora nel tratto di sofferenza, il rettilineo. Vediamo se riusciamo a non farci passare. Arriveranno tante bussate in staccata. Eccola qui, la prima l'abbiamo sentita. Ho segnalato anche infatti. Oh, cosa succede lì avanti? Per un attimo è diventata la Dakar questa gara. Arriviamo in tre in questa staccata. Qui è pericoloso, prendo lì
all'interno, riesco a passarne due in un colpo solo. Mamma mia, cosa sta succedendo? È già qualche giro che sono detto a questo pilota, ma so dove posso attaccarlo. Lui fa delle traiettorie molto curvilinee con una velocità di percorrenza molto bassa. A volte devo persino evitarlo per non prenderlo, ma è difficile passarlo, come in questo caso. Ora ho perso tempo e sono stato persino passato da un altro kart. Non devo perdere tempo, devo liberarmi di questo kart davanti a me più velocemente possibile. Qui sono molto lontano, vediamo se riesco a tenerlo. Riesco comunque a portarmi a casa al sorpasso. Ero lontano, ma era un rischio che andava preso. Adesso soffro in questo mini tratto di retti. Infatti lui prova a mettere dentro il muso. Ho poco motore, faccio veramente fatica sul dritto. Ne ho tanto di più, ma avendo poco motore questi kart continuano a starmi attaccato. Intanto quelli davanti sono scappati, sono belli che andati. Allora vediamo di concentrarci su questo, di liberarcene. Provo ad attaccarlo qui, ma continuo inevitabilmente a chiudere. Non capisco dove posso passarlo. Ed eccolo qui che si butta dentro al ferro di cavallo. Vediamo se riusciamo ad avere una traiettoria migliore in uscita dall'ultima curva. E mi riprendo la posizione. È un ciclo senza fine di sorpassi e controsorpassi. Proviamo l'attacco in prima curva. Da questa distanza serve un miracolo. Vediamo se riusciamo a tirarlo fuori, allungo tantissimo la staccata, riesco a tenerlo, non incrocia, la posizione è mia, finalmente sono davanti, vediamo di tenere questa posizione. Dobbiamo uscire bene da queste due curve perché poi ci sarà un rettilineo ed è la parte su cui io soffro di più. Attenzione eventuali colpi da dietro, il colpo arriva, è arrivato un colpo da dietro, sono uscito largo e adesso siamo affiancati. Non ho intenzione di alzare il piede, non ho intenzione, vediamo, andiamo appaiati e qui è dura passare in due. E devo allargare la traiettoria e mi ripassano nuovamente tutti. Tutto da rifare un'altra volta. Tutto da rifare. Allora vediamo se riusciamo a approfittare della loro lotta in questo tratto. Esce male il car di fianco a me, riesco a affiancarmi. Lui ha più potenza e rettilineo, cerco di tenerlo lì, ma vedete quanto allunga inevitabilmente. Ma io ho l'arte della staccata, stacco tardi, stacco interno e riesco a portarmi a casa al sorpasso. Stesso giro, ma sono arrivato a prendere anche questi due kart. Il pilota davanti a me esce male, vediamo se nonostante il poco motore riusciamo a chiudere il sorpasso. Ed è così, ci riportiamo nuovamente in ottava posizione. Ora l'obiettivo è soltanto uno, lo vedete bene, è lì davanti a me. Dobbiamo cercare di sferrare un attacco usando la testa per poi scappare via. È passato qualche giro, potrei avere una tattica per provare a passarlo, ma non sarà sicuramente facile. Proviamo a mettergli pressione qui, sull'ultima curva, ma niente da fare. Ma allora sapete che vi dico, lascio passare il kart dietro di me e vediamo se in due riusciamo a passarlo. Vediamo se in due riusciamo a mettergli abbastanza pressione. Arriviamo entrambi profondi nella staccata di curva 1. Lui passa, riesco a passarlo anch'io. Adesso la notte è tra di noi, vediamo se riusciamo a liberarci subito della sua presenza ingombrante davanti a noi. Bella la staccata qui. E riusciamo a prendere la posizione. Da quel momento in poi sono riuscito a staccarmi da quel gruppetto di kart, ma ormai quelli davanti erano belli che scappati. Sapevo di averne di più perché nei giri che ho fatto da solo ho girato molto più forte dei piloti del gruppetto, solo che con quelle condizioni di motore riuscire a staccarsi non era per niente facile. Dovrei essere contento perché ho recuperato 13 posizioni, ma sapevo che avrei potuto fare molto meglio. Settimo. Ma dai, da ventesimo settimo. Hai fatto quello che potevi fare. Poi ce n'avevi, c'avevi un secondo a giro più di quel gruppo. Sì, però finché non ti staccavi dal gruppo era impossibile. Arriviamo quindi all'ultima gara. Gli ultimi 20 minuti di gara, gli ultimi doppi punti in palio. Dopo una difficile partenza dalla tredicesima posizione, Gian comincia una rimonta serrata e senza sosta, fino a che, dopo una gara interminabile, riesce a chiudere in una fantastica seconda posizione. Dopo questa gara c'è stato anche il recupero della prima, che era stata annullata per problemi, ma comunque il risultato non cambia. E il team 5 Liters riesce a prendersi la seconda posizione in classifica. E ovviamente io mi prendo la ruotina per la vittoria della gara. Sveglia sta telega. Come si fa? No, così devi. Vai. Nudo. Ma come nudo? Non vorrei dire i là. Ci sta l'acqua qua dentro. Sbrodale. E anche oggi possiamo tornare ad esultare sul podio. E vieni. Oh, lo stampo io sto giro. 2